la parola per presentare il maestro Luigi Castiglione, che ci ha onorato della sua presenza qui alla Festa dell'Unità a Casamicciola. Prima di tutto porto il ringraziamento di tutto il circolo, perché non è facile avere un artista di questo spessore che voglia partecipare attivamente. E in questo caso qui alla Festa dell'Unità il maestro si è presentato non solo come artista, ma anche, come dicevo, il titolo della sua mostra questa sera qui con noi, Simbiosi, anche come cittadino. Preferisco parlare col pennello. Col pennello, lascia i suoi pensieri di solito al pennello e a colore. E devo dire che i colori comunque li vedi bene, esprimono molto bene le sue parole. Prima di tutto sono un cittadino, prima di essere un artista sono un cittadino. Ho partecipato alla lotta per i diritti dei lavoratori, in maniera dolorosa. Si vede, devo dirlo, che si vede, come mi dicevi prima in privato che parlavo, che mi presentavi la mostra, che effettivamente questa radice di sinistra si vede proprio nell'opera principale che hai voluto praticamente rappresentare qui, dove si vede, ce lo puoi dire tu. La faccia è partendo, l'ho vista. Ecco, infatti se noi vediamo proprio questa qui, che tu hai operato praticamente e ti è nata qui, quando è stato l'invito che hai... In effetti ho voluto dare questa opera una sintesi di tutti i problemi che dovrà affrontare oggi la politica. Infatti vi dico che c'erano... Ecco, quindi il problema dei profughi, la disoccupazione giovanile, gli esodati, i pensionati, il femminicidio. E oggi prevale su... Però mi piace vedere nei tuoi colori, nei tuoi quadri, sia negli altri, ma qui in questo caso qua, diciamo come tematica particolare affrontata, che... È vero che c'è, ecco, un'interposizione tra nero e colori, ma se capisco bene c'è un messaggio di speranza o di positività, perché vedo che alcune delle figure comunque che escono fuori sul nero, ma altre, al di là degli emblemi insomma politici di là, vedo che comunque escono fuori col colore, quello che prevale, quindi penso che siamo... Non è tutto negativo, cioè... Quindi non arrivi tra chi non piace parlare. Ah, va bene, allora ti prendo io stanno ancora per presentare, insomma, ringrazio anche questo. Qui ci rappresenta anche forse un po' questo mondo del lavoro, perché almeno questa è una lettura che stiamo dando in quadri. Sono ragazzi della tua vita. Che ci danno comunque il senso di questo. Il tema di questa comunità era sì, del terzo millennio, cioè parteciparono. Ancora attuali a questo punto. Parteciparono parecchi artisti in questa. No, ti ringrazio veramente di essere stato, insomma, come dire, con passione aver partecipato e averci regalato la possibilità di poter venire a parecchie persone qui, e di livello è stato veramente bello avere anche la partecipazione tua dal punto di vista proprio fattivo. Non è facile poi per un artista, credo, non dico esporsi perché sembra brutto etichettarsi, esporsi in una piazza con i disagi che ci sono stati, ma quello che è stato bello è che le persone hanno comunque visto un artista che in prima persona si mette a disposizione degli altri a interfacciarsi. Grazie ancora, Luigi.